Il generale di squadra aerea Alberto Rosso è il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale. Nell'edizione di oggi vi parleremo esclusivamente del cambio al vertice dell'Aeronautica Militare, avvenuto tra il generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e il generale di squadra aerea Alberto Rosso. Il passaggio di consegne è avvenuto il 31 ottobre scorso al 31° stormo di Ciampino alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del capo di Stato Maggiore della Difesa generale Claudio Graziano e di numerose autorità militari e civili. Oggi è tutta l'aeronautica che vive un momento di grande significato. Tutte le donne e gli uomini in azzurro oggi vedono cambiare il comandante che li guiderà nei prossimi anni. Generale Vecciarelli, in questi pochi mesi in cui ho avuto l'opportunità di conoscerla, ho percepito la forte determinazione con cui lei ha immaginato e cercato di dare corpo a una forza armata sempre più coesa ed operosa. Uso volutamente sue parole, sempre più all'altezza delle aspettative degli italiani e sempre più utili al Paese, in tutte le sue componenti e nella pluralità di ambiti in cui essa è chiamata ad operare, in Italia e all'estero. Ad Alberto Rosso, un altro amico, un altro, se non mi sbaglio, cacciatore. Oggi un giorno di cambiamento. Complimenti per questo tuo incarico. Sei una persona entusiasta, matura, equilibrata, serissima, cristallina, trasparente, e sicuramente farai ancora meglio, come è giusto che il nuovo faccia rispetto al vecchio. Il momento più significativo della cerimonia è stato il passaggio della bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare, che è stata consegnata nelle mani del generale Alberto Rosso dal generale Vecciarelli, a simboleggiare la consegna dei valori e delle tradizioni in essa racchiusi. Alla cerimonia era presente una rappresentanza di uomini e donne dei reparti dell'Aeronautica Militare che ogni giorno operano per il bene del Paese con dedizione, professionalità e spirito di servizio. Il generale Enzo Vecciarelli, che tra pochi giorni assumerà l'incarico di capo di Stato Maggiore della Difesa, ha riaffermato i principi ispiratori all'insegna del cambiamento che hanno accompagnato il suo periodo di comando al vertice dell'Aeronautica Militare. Significative le parole che il generale Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha rivolto al personale dell'Arma Azzurra. Al personale dico intanto grazie. Grazie per come hanno fatto l'Aeronautica, grazie per la figura splendida che ogni giorno ci fanno fare in Italia e all'estero. Sono un vanto per la nostra nazione, sia in casa che fuori, quindi questa è la prima cosa che mi viene spontanea. La seconda cosa che dico è aiutatemi, l'Aeronautica deve andare avanti insieme, in maniera coesa. Io sono il primo che deve servire, non essere servito, e continuerò a farlo al meglio delle mie possibilità. Nuovo incarico, nuovi impegni, qual è la prima sfida che si troverà ad affrontare? Continuare sulla stessa linea del generale Vecciarelli. Per oggi è tutto, Video News termina qui. Se volete guardare tutti i nostri servizi lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube.